Buongiorno a tutti da Don Mario, diacono permanente della parrocchia di Uopini, San Dalmazio e custode della chiesa di Santa Colomba e vice direttore della Caritas diocesana. Ascoltiamo oggi il Vangelo secondo Matteo, capitolo 7, dai versetti 15 al 20. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi, rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti, dunque, li riconoscerete. Parola del Signore. In queste poche righe di Vangelo che abbiamo appena letto, ci troviamo verso la fine del lungo discorso di Gesù, detto della montagna. Gesù, infatti, dice il Vangelo di Matteo, salì su una montagna per parlare alle folle e dare tutti gli insegnamenti fondamentali ed essenziali per poter guadagnare il regno dei cieli. Prima di concludere il lungo discorso, Gesù qui dà una raccomandazione alle folle che lo stanno ascoltando, che riguarda i tempi in cui Gesù sarà tornato al Padre, e dice di stare molto attenti a tutti coloro che si presenteranno come profeti e porteranno delle nuove dottrine. Questi si presenteranno, dice, in veste di pecore, quindi con atteggiamento mansueto. Sembrano buoni a prima vista, con delle buone intenzioni. Diffidate, dice Gesù, perché dentro sono lupi rapaci. Questo aggettivo sta ad indicare che il loro intento non è certamente benevolo. Infatti, il lupo rapace, quando si avvicina ad un agnellino, non è certo per accudirlo, ma per divorarlo e porre fine alla sua vita. Così i falsi profeti possono divorare la nostra anima e portarla alla perdizione. Gesù ci dà però una regola per riconoscerli. E la regola è molto semplice, è quella dei frutti. Facendo l'esempio dell'albero cattivo che non può dare buoni frutti e dell'albero buono che non può dare frutti cattivi, quindi diventa fondamentale vedere i frutti spirituali che questi profeti producono. Se i frutti spirituali portano all'amore verso Dio e il nostro prossimo, possiamo dire che sono frutti buoni, altrimenti sono frutti cattivi e vengono appunto da falsi profeti. Quante sette sono sorte in nome di Gesù? Se ne contano a migliaia. Ognuna di queste sette si attribuisce il monopolio della verità. E di conseguenza si adopera a convincervi che fuori dalla loro dottrina macireste nell'errore. Essi si considerano eletti, puri, e perciò dicono di essere incompresi e perseguitati. Essi posseggono la capacità di suscitare turbamento, paura e insicurezza nei loro adepti, di farli regredire in qualche modo, rendendoli incapaci di essere al di fuori del giro della setta. Alcuni capi giungono fino al punto di minacciare di morte coloro che osassero rinnegare la loro fede. L'intolleranza dei loro fondatori verso quelli che non pensano come loro giunge spesso fino all'aggressività. Purtroppo, non sembra che la carità abiti nei loro cuori. E senza carità
Non si può essere che falsi profeti. Ricordiamoci sempre che noi abbiamo una sola e definitiva rivelazione, che è quella di Gesù, che ci ha trasmesso attraverso il Vangelo, la tradizione dei padri della Chiesa e il magistero della Chiesa di Pietro. Di altro non abbiamo bisogno. Sia lodato Gesù Cristo. E un resta con noi. Alla prossima. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.